Allora, Matteo Pedron, momento di Cuneo non facile, tre sconfitte consecutive. Ecco, come state vivendo questo momento nello spogliatoio tra compagni, con la società, con lo staff? Insomma, come si affronta e come si esce da un momento così? Ma sicuramente è un momento difficile, diciamo anche un po' una stagione un po' difficile, una stagione un po' strana. Come si esce? Lavorando, è l'unica maniera possibile perché ci dobbiamo mettere qualcosa in più tutti e riuscire di squadra. Insomma, c'era un momento qualche settimana fa in cui sembravate davvero aver trovato la strada giusta, poi queste tre sconfitte di fila, ovviamente analizzate ogni settimana quello che succede nella partita della domenica, insomma, per quello che avete potuto vedere e parlare, cosa sta succedendo, cos'è che non va in questo periodo? Ma non lo sappiamo ancora, ecco, perché se lo sapessimo ne saremmo usciti molto prima, di conseguenza è un momento un po' così e è lo sport, ecco. E adesso, insomma, per uscire da questo momento bisogna andare a fare punti nella trasferta di Castellana Grotte, partita molto complicata. Insomma, come la state preparando? Cosa dovrete fare per tornare da questa trasferta con dei punti? Ma sì, oltre a questa di Castellana, diciamo, è un finale di stagione molto difficile. Dovremmo essere bravi a mettere quella voglia che ci è mancata fino adesso e riuscire a lottare su ogni azione. Ecco perché appunto lo hai detto tu, non mancano più purtroppo tante partite, quattro alla fine, e la classifica, insomma, l'abbiamo visto tutto l'anno, una classifica cortissima, campionato molto particolare, molto equilibrato, e voi siete un po' attardati, quindi insomma, con quali bisogna essere ottimisti, con quali aspettative si guarda anche la classifica e queste ultime partite? Ma sì, siamo ottimisti, dai, alla fine viviamo partita per partita, quindi non guardiamo a lungo termine e pensiamo a fare il meglio ogni settimana.